Giuseppe! Giuseppe! E tu che se non sai fare quello che ogni cameriere che si rispetta deve saper fare. Quella è la porta, la vedi? Ti fai il fagottello e te ne vai. Signor, me ne vado, me ne vado. Ma che ti ho trovato, Nami? Io non ci ho mai servito in casa di signore. Perché noi siamo miserabili, sì, forse. Giuseppe. Volevo dire che io non ci ho mai servito in casa Rossani Noppola, intitolata. E non lo so come si fa questo, come si fa quello. E non ti preoccupare, Giuseppe, te lo dico io e tutto va a posto. Avanti, insomma, cominciamo a fare le prove di quando entra il barone. Signora, una volta tutto. Sì, signore, un'altra volta, perché tu non hai capito ancora niente. Forza, cammina. Cammina, Giuseppe, muoviti. E allora? Signore, non mi ricordo la prima parola. Allora, Giuseppe, tu entri, fai l'inchino, poi dici, signori, Edoardo Mesti, barone di Castelfusillo, fai un'altra volta l'inchino, introduci e te ne vai. Cammini, mo hai capito, mo? Mo hai capito, mo? E vediamo se ha capito. Madonna, che pazienza con questa. All'ingresso! È l'inchino, lo hai dimenticato. Hai già fatto l'inchino pure quando trasiso? Sì, signore Giuseppe, ogni volta che entri e che esci, hai capito? Cammina, cammina! Madonna mia, ma questo non capisce proprio niente, non ci sta niente da fare. All'ingresso, signori, Edoardo Mesti, barone di Castelfusillo. Fate entrare. Fate entrare! Ma insomma, può fare sì o no? Signor, ma chi ci ha fatto? Ma il barone, no! Ecco, ci sta riuscito! Ma come, Giuseppe? Tu poc'anzi hai detto che ci stava! Ma per finta! Per finta! E allora tu, Giuseppe, per finta, fai come se si fosse per davvero e lo fai entrare! Cammina! E cammina! Madonna mia, io non ce la faccio più con questo, non ce la faccio più! Vediamo. Arredavo! Oh furtone! No, signore! Giuseppe! Giuseppe! All'ingresso, signore! Edoardo Mesti, barone di Castelfusillo! Ripeti! A Giacina da qua! No! Stai qua! Stai qua! Ripeti da qua! All'ingresso, signori! Edoardo Mesti, barone di Castelfusillo! Ce l'abbiamo fatta, finalmente, Giuseppe, ce l'abbiamo fatta! Oh. Ecco qua. Ah, a proposito, Giuseppe, ma mia sorella Rosta? Santa così, ma si vede come è nervoso stamattina, molto eccitato. Già, e che è una novità! Ma da un po' di tempo sta sempre più nervosa e più agitata. Giuseppe, io non so cosa le sia successo. Io vi hai da considerare, che non è più una voglio. Quello alla sua età, quando lei signorina, andava in nervosette. Nervosette, schizofreniche direi. Vabbè, comunque Giuseppe, facciamo una cosa. Io mo vado un momento a lavare, a girare il sugo. Tu continua a rassettare per bene, capito Giuseppe? E non arronzà. Hai capito? Beh, ma chi è che sto pazzo? Ma chi è che sto pazzo? Non mi metto, sto prendendo! Madonna! Ehi! Allora, non c'è stato! Che c'è? Strano! Eppure il portiere mi ha detto di averla vista salire le scale! Ma voi di chi state parlando? Di chi sto parlando? Don Gaetano! Scusa, tu decidi di averla vista? E mi sono sbagliato! E non vuoi sbagliare? Ma sono sbagliato! Non vuoi sbagliare? Sono sbagliato! Ma insomma, un Gaetano non ci sta! Ma che ori? No! E a voi non ci sta! Mi dispiace però! Eh sì! Eppure l'ho visto salire le scale! Andava bene! Veniva lo stesso cappellino, quello beige! A campana! Din don! Don din! A campana! Ma che state dicendo? Un cappellino beige! A campana! Fai su scagnata casa, signora Carnà. Ah, allora c'è! No, non c'è.
Però sacci che tiene appuntamento con la signorina per andare a Nizza. Benissimo. Altro non so. Ma voi non cercavo un padrone? Il padrone è lei. Lei è il padrone. E lei il padrone. Una manina. Com'è? Aspettiamo. Il nostro compito è da aspettare. Grazie, signora Canna. Grazie. Mamma mia. Esso. Claretta è pronta. Accomodatevi la moca per se Claretta è pronta. Va. E dice quello che facesse Ambresso. Va bene. Oh, zitto bene. Questo pazzo sta andato da qua. Ancora. Ancora sì. Ernesto, Ernesto. Ma tu mi vuoi tu bere? Tu mi vuoi Pompadour? Lucrezio! E invece no, io voglio essere... La Vergine folle, che sto essere? Ma perché? Perché? No, dica, ma perché non ti vuoi rassegnare al volere della fatalità, Ernesto? E tu giungesti troppo tardi sulla strada della mia felicità. A non piangere, ti prego che... Io mi tengo il riso e mi sono appena data la cipria. Non mi importa, non rimango. Piango, non posso piangere, voglio piangere, non posso piangere, e ora piango. Piango. E sai perché piango? Non lo so. Perché ti amo da morire. Brutta, ma tu non devi fare così. No. Ma perché? Perché non ci possiamo amare un poco più tranquillamente, platonicamente? Quello sarebbe molto più bello. Mentre tuo marito ti possiede, perché ti possiede tuo marito. È vero che ti possiede, ma possiede tuo marito. Sì. Che è? Ho scritto un poemetto per te. Lo so, me l'hai detto tante volte. Ascolta. Ma è proprio necessario. Sì. Avanti e dillo. Giovinetti, io so di un fior, un amesto, un rigoglioso. Ah, oso, oso. Brava, brava. Un amante nel dolor e nel palpito affannoso. E nel palpito affannoso. Oso, oso. Brava, brava, oso, oso. Del suo amore travagliato, a quel fiore un dì piantato sulla tomba del rivale. Dallo, ho capito, amor mio, ma adesso non possiamo, siamo in casa d'altri, vorrà dire che ci vediamo un poco oggi. Ma in casa d'altri no, in casa tua nemmeno, Maruca! Ci dobbiamo vedere. Fammi pensare un po' sto romantica. Romantica? Ah, sì. Per oggi in chiesa. Bene, e dove ti metti? Ah, dove ti metti? Allora, dammi il tempo di pensare, amore. Ah, sì. Vicino all'altare di Santa Rita, Vergine e martire, con me. E là ci guarderemo per un po', ma solo per un po', che? Un po'. E mo va a te. Vado. Emi, sì. Sarò sotto il quadro della flagellazione. Sì, ma c'è. Che c'è? Ah, oh, fatemi pace. Meno, sì. Questo me lo conservo. Te lo do dopo in chiesa. Spastoriate a secondare questo pazzo, non sono più. Chi è? Ah, finalmente Giuseppe, ma Claretta sarà pronta. È quasi pronta. Guardate, quello mancano solo 20 minuti e se arriviamo tardi è un problema. Con tutta quella gente che ti guarda e si infastidisce se deve farti una prenzola di posto. In da quale chiesa andate? E come, non lo sai? Alla Pietà dei Turchini, che lei ha chiesa meglio frequentata. E poi da un po' di tempo ci vanno pure le Monticelli. E tu lo sai quelle quanto sono scisci. Ma là ci vuole tempo. No, quelli cominciano in orario, spaccano il minuto. Addirittura, sì. Fanno le messe ad orario fisso. E infatti, ci sta una messa ogni volta. Sì. Ci sta una alle due, quelle dei poveri. Lo so. Ma noi ringraziando a Dio non siamo poveri.
A proposito, Giuseppe, ma è proprio vero quello che si dice? Perché? Che si dice, signor? E forza! Il fatto di Claretta che si è fidanzata! Si tratta di un giovanotto che si chiama Riccardo. Ammette che è stato in collegio. Sì, quello mi hanno detto che è pure nobile. Me l'ha confidato il portinaio, dopo me tu sai. Ma che state dicendo, nobile? No. Che li ha schifezze le nobili? Giuseppe! No, cioè, voglio dire, come si dice, è un nobile scaduto. È scaduto, decaduto vorrei dire, questa grammatica. E lì su vogliono, porto un titolo. E a vogliono, Claretta, porto i milioni del padre. Esordio. Questo per quanto riguarda un primo matrimonio. O primo matrimonio? E perché, scusa, chi altro si sposa? Non mi dire che si tratta della signorina Teresina. Proprio lei! Guardate, che sorpresa! E chi sarebbe quest'altro principe azzurro? Non ha schifezze nobili. Purista! Chi le ha scuso lo dico? O zio o nipote? Sono apparatato, quanto tu piatto. Guardate! Signor, purtroppo ce ne stanno parecchi di questi nobili scaduti che cascusano un titolo, sono a qualche una roba da sistemazione. Lo so, è proprio così. Giuseppe! Giuseppe, vuoi venire un momento? Giuseppe! Ma c'è dato, tu non mi stai chiamando. Giuseppe, sto prendendo un momento! Giuseppe! Signor, scusate. Vai, porta un poco di pazienza. Questo è il lavoro tuo. Nobile scaduto. Basta! Sono stanchi a finire! Signorina, buongiorno! 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 Sempre lei, mia sorella Luisa! Ah. Lei le ha fatto andare di volta il cervello! Guarda. Quelle nervose per cose che riguardano lei! E se la rifà con me! Un po' di pazienza. Madonna mia. Non mi sono sentita bene stamattina. Mi dispiace. Sono svenuta due volte. Guardate. Una volta in cucina e un'altra volta nella toilette. Mentre mi specchio. Ma quello è il caldo, signorina, è il caldo. Acqua calda. No. E mio amare crudele destino che mi fa soffrire. Ah, sì. Chissà, forse l'ora sta per suonare. Mi dà le dita. Eccomi pronta. Ah, finalmente. Non ti dite, questo vestito mi ha fatto impazzire. E lei ci sia Teresa, la mamma vi prega di andare un momento da lei. E cosa vuole adesso? Vuole che vada a preparare gli strozzapreti? Ci stia lei in cucina? Oppure li faccio preparare da Giuseppe gli strozzapreti? E siete sempre la solita brontolona. E tu sei scostumata, capito? Potresti starti un pochettino in casa a lavorare, anziché andarti a passeggio tutti i giorni. Teresa! Teresa! Stai qua. Io sto aspettando. Bravo. Hai preparato le cipolle per il sugo? Sì, signore, le ho preparate. E però ci sta ad impastare la farina. E tu lo sai che io non lo so fare. Come hai detto? Non lo so fare. Ripeti un'altra volta. Non lo so fare. Don Paolo! Mamma! Allora ne andiamo, sì. Arrivederci, ciao, signora. Arrivederci. Andate, andate. Portatemi tutti i giovinotti appresso. Sei doc, qualcuno pure in chiesa. Mamma, tu la sei senza Teresa. Ma tu non puoi capire che perdesci con un marito. Così una volta per sempre ti si calmeranno questi bolloni. Ciao mamma. Ciao, bella mamma. Di nuovo. Arrivederci. Emilia. Oh, Emilia. Aspetta un minuto. Tengo a chiarirvi una cosa. Sia Teresa, i miei bolloni, ammesso che li abbia, vogliono significare gioventù, freschezza e bellezza. Cose queste che voi non avete avuto e non avrete mai. Ecco! Ecco, andiamo, ce ne andiamo! Scusa, madre, vieni qua! Vieni qua, ma chi ti ha insegnato a rispondere in questa maniera? Vieni qua! Quella è la ragazza! Che ragazza bene di casa! Sai che ti dico? Dovrei soffrire per quella ragazza! Ciao, scostumate! Scostumate! Lo sai che ti dico? Io come accorgo soltanto di una cosa, vedi? Che se
sei diventata insopportabile. Io non ce la faccio più con te. Non ce la faccio più. Ah, ma quando te lo vai in sta casa? Quando? Edoardo! Edoardo! Dove sei? Se tu potessi vedere quanto soffre la tua Teresa. Signor, ha telefonato un portiere, ha detto che sta salendo un barone. Come hai detto? Sta salendo un barone, cambò. E il barone? E com'è possibile? Quello doveva venire dopo colazione, ma forse ti sei sbagliata. No, vuol dire che il barone sta salendo a dormire. Ma sei sicuro? Sì, 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 sono sicuro. Sta solo? Sì, sì, sta solo. Che dici, tu faccio tra sì? Non vuoi lasciare fuori alla porta? Cammina, cammina, benedetto uomo. Falla entrare tutto spettinato. Come brutto. Potete andare? Ma dai, dai. Ma grazie. Anzi, chiamalo. Edoardo! Che c'è? Edoardo, non dico a te. Ah, no. Giuseppe, andiamo. Apri, c'è. Tu te ne devi andare. Scusa. Andiamo da me. Ma mi sono accorto che stavi sola e ho approfittato perché ho visto Gaetano uscire. Sì, mio cognato. Sì, tuo cognato. Ti ho detto. Maroni. Ti ho detto, fammi andare a vedere se sta bene la mia sfogliatella, il mio babà rum, e voglio sapere se mi ama quanto io l'amo. Oh, Edoardo! Ma giù col pitre. Brava, chiamami così, Edoardo. Madonna, ma che sono tu figlio di bambino? I fiermi per la mano, coppa d'acqua! Chiamami così, Edoardo, sì. Ma che hai? Non so come ti veda. Mi sono sentita bene stamattina. Ulla! Sono svenuta due volte. Due volte? Una volta in cucina, l'altra volta nella toilette. Sì! Mentre mi specchiavo! Teresa, Teresa! Quante volte ti faccio dire che tu non ti devi specchiare? Quante volte? Appena ti specchiano, non provare! In questa casa sono la vittima di tutto! Lo so, la mia scena è tua! Mia nipote Claretta mi fa sempre innervosire. Quello non è cattivo, non signore, ma è scostumata assai. E solo se sposerà vostro nipote Riccardo, io spero che potrà cambiare carattere. E speriamo, speriamo, speriamo. Ma perché, se faccio qualche difficoltà? No, no, non ci sono difficoltà, mia cara. Tu lo sai che noi qua veniamo oggi soltanto così, per una semplice visita. Sì. Ma me avrete Riccardo che mi preoccupa. Ma perché? Non vuole sposarsi? Oh no, come non vuole sposarsi? A volte ci passano certe idee per la testa. Oh, quello che conservo con sé è una lettera. Una lettera? Che l'ha scritta a mamma prima di morire 10 anni fa. Una lettera? Oh, Teresa, e poi a noi il cielo! Avesse a perdere che la lettera. Oh. Succede la guerra o terremoto. Ma che ci sta scritto in questa lettera?
Niente, tutte cose che lui non dovrebbe dar credito, hai capito? E devi, purtroppo. Scusami. Teresa, cosa tu devi fatto? Sapere. Che succede? Che c'è? Non ce l'ho fatto! Ma chi ti ha toccato? Sì, bella ambadaria, belli quadri. Edoardo! Sto qua, che c'è? Qua, qua, sto di qua. Sì, dicevo. Che c'è? Ma che cacchio c'è stato? Ma parlo, che c'è? Dipende qualcosa! A me? Dipende a me qualcosa? Può essere, ma... Ma dove? Ma lì! Ma lì dove? Davanti! Qua c'è su! Ma ve ne giuro! Non poteva, sì che è una fetucina, è una fetucina. Una fetucina? Sai, sì. Edoardo. Dimmi. E quante fetucine hai? A voi a te quante fetucine hai? E io mi sembra che devo stare sempre bene gatto. E allora una fetucina sopra, un'altra e mezza. Un'altra sotto e qualche fetucina scorra. Pende altro? No. Meno male. Oh, Teresa, Teresa. Sì. Anche tu un giorno sarai baronessa. Già, Dio volesse. Sì, sì. Mi sì. Farò fare un anello con lo stemma. Mm. Sei palline e la corona! Veramente? Sì! Le palline e la corona! Le palline e la corona! Il campanello! Hanno posato il campanello! Io non ho sentito niente! Edoardo, questo deve essere mio cognato Gaetano! E beh, che fai, scusa? E se ci scopre! E che succede se ci scopre? Da soli! A parlare! Qui! Edoardo! Che c'è? Edoardo, non te lo dimenticare mai! Siete, ma tu cognato morto in mano! Parla chiaro! Che c'è? Edoardo! Che c'è? Parla subito! È lo scatolo! Isoppaggiulla! Ma lui, che c'è? Che c'è? Chi è all'ingresso? No. Oh! Qui là! Oddio! Luisa! Barone! Signora Luisa! Scusate, come sono vestita? D'incanto! Che se ne ha vista a me. Proprio. Sapete, io stavo preparando il pranzo. Sì. E quella la cuoca non è venuta. Mm, sugo di ragù? Sicuro? Si sente, si sente. Di sugo di ragù? Sì. Mi disturba? No, per l'amor del cielo. Quella... Il maestro indossa il sugo di ragù. Sì. Quella, sapete, la cucina è proprio dietro quella porta. Ah, bello, lo facciamo una cosa. Vado a chiudere la porta. No, non la chiudete, perché no. Così l'odore del ragù. Ah, mi piace. Mi piace tantissimo. Va bene, va bene. A proposito, ma... Dite. Vostro nipote?
Lo vado a prendere adesso, sì. Lo vado a prendere. Sono venuto qua io prima. Come mai? È successo qualcosa? Non è successo niente. Dico, sono venuto qua io prima. Sì, sì. Teresa. Niente. Sono venuto. Una cosa grave. Sì. Dopo. Ma che dobbiamo fare? Non lo so. Parla. Non lo so, sì. Io dico, sono venuto. State facendo a girare. Già. È successo qualcosa. Signora, vado a prendere il cardino. Poi mi spiego. Poi dopo. Teresa, ma tu hai visto? Hai visto che bell'uomo, eh? Sì. Simpatico e pure distinto. Sì. Dici proprio bene. Come si dice? Un uomo, ecco, così, tutto naturale. È vero, tutto naturale. Sì. Senti, ma ha parlato di una sorpresa, mi pare. Ma tu sai di che si tratta? Che lo so! Mamma mia, ma stai sempre in amarezza. Siamo d'accordo su tutto. Su tutta la mia idea? Su tutto. Buongiorno, sì, buongiorno. Avete voluto assicurarvi prima di prendere una decisione definitiva. Ah, non vi preoccupate, cavaliere, sta tutto a posto, tutto in ordine. Aspettiamo soltanto il barone per concludere. Non vi preoccupate, altro poco volete venire. Ah, sì? Come mi dispiace, però non posso assistere a sta bella cerimonia. Oh. Tengo un appuntamento molto importante. Avete concluso un altro matrimonio, eh? Perché volete fare il mio mestiere, signore, il mio mestiere. Ho trattato il matrimonio della figlia di Durà. Sì. Un simpatico piemontese negoziante di vino, che da un pezzo si è stabilito qui. Ah. Ma ci ho trattato un matrimonio della figlia più picciarella, sapete? Con un nobile siciliano. Sì. Il barone. Il barone? Il barone Zappalà. Oh, Zappalà! Zappalà! Zappalà, Zappacà, magari oggi non si mangia qua, è sciopero! No, Gaeta, aspetta ancora un poco, perché tra poco vengono i baroni con suo nipote. E non potevate scegliere un orario più comodo. Sì, che state dicendo? Il barone che oggi il tre verrà a fare sempre inerente alla sistemazione di suo nipote. Ecco, appunto, vedi? Non sarebbe stato certo conveniente ricevere due nobili signori. Mentre stavamo a mangiare, scusami. Che bella figura! Signori, per carità, mi raccomando l'etichetta. O barone ce ne ha assai per l'etichetta. Con quello spiandato? Ma voi l'avete visto? Quanto mai? No, dico, ma voi l'avete osservato? Come no? Io una volta parlo inglese, una volta francese, italiano, napoletano. E come parlo poi? Quello sembra uno straccione. Un morto di fame! Tu non capisci niente! Volevo dire... Non è dall'abito che si giudica un uomo, appunto. È l'animo che conta. L'animo che conta, l'abito che si giudica un uomo, E intanto non si mangia. Oh, Gaeta, e aspetta ancora una mezz'oretta. Mezz'ora? Senti, Gaeta, tu non devi fare l'eterno scontento, perché qua si tratta della felicità di nostra figlia Claretta. E noi dobbiamo fare le cose fatte per bene, è vero? Ma non dicere sciocchezze. Di piuttosto che a te fa piacere che Claretta sposi un nobile. Sì, signora, ma fa piacere. Ti fa piacere? Sì, perché a te non fa piacere? Sì, come non fa piacere? Ma se oltre a essere nobile fosse ricca, io sarei più contento. Va bene, invece è soltanto nobile. Intanto mia figlia diventerà baronessa. Tutti belli cosa, ma figlia... Ma che cosa? Tu mi devi dire che cosa? Ma di che ti lamenti? Qua ci sta gente che un titolo nobiliare, sì, da età, lo pagherebbe tesoro. Mia figlia invece no. No, è vero, lo trova così, per semplice intercessione del caro Cavaliere De Rosa. Grazie, signore, per grazie. Semplice intercessione? Sì, signore. Ma dimmi una cosa, la dote chi l'ha detto, Claretta o Riccardo? Donna. Claretta, sì, signore. Ecco, dota! A matrimonio concluso, lui, il signore qui presente, il Cavaliere De Rosa, pretende da me... Un regalo in danaro! Va bene! E capire! Ma Gaeta, Canisce non fa niente per senza niente! Appunto, Gaeta, qua non si tratta di volerti contraddire, ma si tratta che Claretta ha la possibilità di mutare stato sociale, capito? E noi, da semplici borghesi, passiamo nel rango degli aristocratici! Aristocratici! Regnanti! Ne ma tu hai capito che Claretta, sposando Riccardina, diventa... Imperatrice del fosforo! Ecco, appunto, ed io, imperatrice madre! Maestà! 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 Imperatrice del fosforo! Ma quale, trono mi parlate voi? Lui non va a scimmorire la gente! Signori!
Ma che state dicendo? La discendenza in ordine cronologico, va così spiegato. Sì. E dove la ripeto? Bravo. Sì, 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 ce l'ha da poco. A Scalandrino, il barbuto, capostipite dei Foga, Fogassa, Fogacciano, re di Corinto e signori del Bosforo. Ah, c'è sta un Bosforo allora. E allora, certo sto. Sì, sì, credevo di no. Ma dove c'è sta? Posso andare avanti? Sì, sì, prego, prego. Trucidato nell'anno 1567 e in quelle acque gettato con una grossa pietra al collo, succedette suo figlio Rolando di Castel Pinnacchia. Castel? Pinnacchia, signori, Pinnacchia. Pinnacchia, scusate, cavalli, avevo capito per no. Capito pure, quello Pinnacchia. Morto poi, durante l'assedio di Candia, sì, succedette alla madre Agnese la Claudica. E chi Agnese, Agnese? Quella di cui abbiamo parlato proprio ieri, sì, ti ricordo. Agnese Azzo. Taci, stata zitto. Taci, sto zitto, sto zitto. Ma io non ci ho capito niente. Perché sei tu? E non puoi capire. Appunto. Ma che cosa, che cosa? Sono informazioni esatte, facilmente controllate. Come l'arresto, io già vi ho fatto vedere. Hai capito? Ah, cavaliere. A proposito, ditemi, volevo signora domandare una cosa. Ditemi, tutto per voi. Lo stemma che i Quagliarulo hanno fatto dipingere a secondo piano sulla loro porta a vetri, sì, mostra una bella corona con un bel pernacchio dentro. Maronna, è dallo questo pernacchio. Signore, non so pernacchio. Ah, non so pernacchio. No, no, signore, sono fioroni, fioroni. Ah, fioroni? Vabbè, fioroni, pernacchio. No, i fioroni sono una cosa, belli. E i pernacchi sono l'altra cosa. Va bene, fioroni. Mentre la nostra di barone come sarebbe? E come adesso, signor? È corona normale di barone. Cerchio accollato con pallina ai margini del cerchio. Oppure potremmo fare una cosa. Sì. La facciamo senza il tortiglio. Senza il tortiglio. Ma con 12 palline ai margini del cerchio. Che dite? Aspettate un momento. Sì, Gaetano. Gaetano, noi come ce la facciamo fare questa corona? Col tortiglio o senza tortiglio? Gaetano, che pallino, che perlina! Se posso suggerire, vi do un'idea. Quando ne ho fatte tutte belle, sì, io la farei con le palline. Le palline più belle. Sì, la corona, ma io vorrei mangiare! No, con te, vedi, non si può proprio discutere. Tu sei l'unico e un materialista. E tu sei una megalomane fanatica, ecco quello che sei. Ricordati bene che ognuno, dico ognuno, deve rimanere nel guscio in cui è nato. Vero, però, caro Gaetano, ognuno ha il diritto di aggiustarsene come meglio crede questo guscio. Ecco. Cavalier, voi come al solito restate a pranzo con noi. No, vi ringrazio, devo correre dai Durando. Mangerete lì? Una volta lì, una volta qui, dove mi trovo? Meglio lì, mamma, meglio lì. Senti, don Gaetano, facciamo una cosa, io me ne vado. Mo che viene il barone, salutatemi tanto tardi. E poi state tranquilli, che per vostra figlia il Cavalier De Rosa aspetta in matrimonio. Non vi avrebbe mai proposto un partito affatto degno della vostra famiglia. Avete capito? State calmi. Signora, ci vediamo più tardi. Arrivederci. Signorina, buona giornata. Statevi bene. Statevi bene. Statevi bene. Statevi bene. Da tanti bisognerà loro offrire qualche cosa, al barone e al baroncino. E non ti preoccupare. Poi mi raccomando, non facciamo brutte figure. Tere, non ti preoccupare. Teniamo il bar pieno di liquori e aperitivi, è vero, Gaetano? Almeno questo ci sta, liquori e aperitivi. Sono controllato per bene. Roba fresca. Sì, signore. Tere, guarda chi sta. Guarda questo. Giuseppe. 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 Guardatelo questo sciagurato, guarda, t'ho detto mille volte che la giacca te la devi abbottonare per bene, capito? Te la devi abbottonare per bene. Come ti sei combinato? Guarda, la mia volta, capito? Questi bambini l'hai tradotto. Ricordati i guanti! 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 Ciao papà! Ciao Claretta! Non siamo in ritardo, vero? No, non ti preoccupare. Signor Gaetano, buongiorno. Buongiorno, signora Emilia, prego, accomodatevi, signora Emilia. Grazie. Come avete visto, dopo la chiesa l'ho accompagnato subito a casa. Sempre gentile la signora Emilia, Sì, sì. Io vi ringrazio per il disturbo che vi prendete tutte le mattine. Ma ci mancherebbe altro. Noi abitiamo dentro lo stesso palazzo. Che fastidio volete che sia, purtroppo. Ma io ne sono lusingato. Guardate. Vostro marito come sta? Bene, grazie, Un momento. Zitto, Madonna! E questo deve essere il barone! Il barone, sì signore! Mamma mia, ricordo già il sacco! Sì, è bello, mamma mia!
è bellissimo. Non preoccupare, vai, vai. Sì, 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 sì. Signore. Sì. Signore, sono arrivato che li rubio. Ma che li rubi? Che li rubi? Sì, che sapito rubio. Ma che li rubi? Che sapito rubi? Signore, c'è stato un barone di fusille e un mondo col mestolo. Le ha cucchiare, ma che stai dicendo? Che dici? Che dici? Madonna mia, fa una cosa. Ma il compo che già faccio? Ma sì, sì, ma vai, cammina, vai a entrare. Ci facciamo conoscere. Ci facciamo conoscere. Sì. Il barone. Patatelle, che quando lì questi, ma come si può fare? Io sono un nobile. Ma come si può fare? Scusate. Con i guanti neri non si usa nella nobiltà. Avete ragione. Ripeto. Buonasera. Buonasera. Vado a prendere mio nipote Riccardino. Sì. Sta fuori alla porta. Aspettami. Andate, andate. Cerchiamo di ricevere il figlio lui. Signori! Ecco a voi Riccardino! Eccolo qua! Riccardo Mesti, Foca dei Focas, Focacciaro, principe di Corinto, signore del Bosforo, barone di Castelfusino. 1,84 di altezza, 74 di torace, respiro profondo e samento. Sì, sano di mente, sano di mente. Sano di mente, ancora, sano di mente. Ha giù sbagliato, saltati, sano di mente. Saluto un pochettino i signori. Guardate che saluto elegante, via. Sì, sì. Saluto. Bene. Bene. A che sta da parte? Bene. E quella è la signora Carnale, un'amica del secondo piano. Ehi, scusa, ma mi preoccupate, signora. Allora, Riccardino, adesso un saluto particolare alla tua fidanzata. Ma che sta qua? Era questa, sì, questa. Fortunato. No, ma non si chiama Fortunato, non abbiamo avuto questa riguardo. Claretto si chiama Claretto. Non sono io Fortunato, sono io Fortunato. Ma tu ti chiami Riccardino. Fortunato di conoscerla. Signore. Sbagliato. Fortunato di conoscerla. Ripete lo sbaglio che ha fatto, vedete? Signorino. Guardatelo, ammirate, signore. Bello, ma non potremmo stare, è una... Siete di nobile. Un aperitivo. Un aperitivo? Sì. Noi prendiamo aperitivo soltanto se è fresco. Sì. Solo se è fresco. Tu lo prendi l'aperitivo? Solo se è fresco. Se è fresco? Freschissimo, non mi preoccupare. Vabbè. Barone, contro sé. Oh, se si gioca a carte in questa casa io me ne vado immediatamente. Ma noi non siamo nobili, non siamo entrati mica in una cantina. Non sappiamo giocare. Io volevo dire con Tessè. Ah, e vedi che cosa significa quando non hai a che fare con i nobili. Allora lei voleva dire Tessè. Tessè. Una felicità Tessè. È roba modesta, ma di qualità. Ma caro Don Gaetano, non mangiamo roba che non sia di qualità. Hai mai mangiato tu, Riccardino, roba che non sia di qualità? Zio. Ma quante mai abbiamo mangiato? Mai! Mai! Forza! Riccardino? Sì? Cosa ne pensi della tua fidanzata? Ah, è bella! Sentite? È molto bella! E d'altra parte tutte le donne sono belle! Bella! Bella! Mi compiaccio, al baroncino piacciono tutte le donne. Ma se capisce! La donna è la più bella idealità della vita e bisogna trattarla con rispetto e venerazione, giusto? Eh? Il catino! Pigliate in 3 euro tu. Il catino! Volevo dire, scusa, ma quando uno si sposa... Come si dice, per la propria moglie, è giusto signora, uno deve portare un pochettino di rispetto alla propria consort. Ma certo,
La moglie è la più bella idealità della vita. Bravo. Sì, sì. Che cos'è la moglie? Che cos'è? La moglie, averne una, credetemi, non mi pare vera. Ah, Claretta mia, ne parleremo di tante cose. Bravo. Di musica, di letteratura, di pittura, di tutto un po'. Ma io poi intrattengo bene, sì, sono di compagnia. Io conosco tante storielline, sì, sì, sì. Tante filastrocche. Ah, veramente conoscete tante filastrocche? Sì. Un Gaetano, ma che state dicendo? Questo qua, in collegio, racconta più filastrocche lui che Dio lo sa. Sì, sì, questo qua, signori, dovete sapere che questo qua è una birba! Birba, sì, io le racconto molto bene, sì. Io sono molto spiritoso! Ah, sì, e noi siamo di famiglia, tutti quanti un pochettino, spiritosi e faceti! Allora facete voi, faccia fai! Devo fare io! Schiaccia sempre! Faceti, chitapi significa allegri, no? Facete spiritoso, capito? Facete, sì. In collegio tutti quanti lo dicevano, come è divertente quel Messi come lui. Ci si diverte con quel Messi. Sì. Che succede? Dice, gli do un biscotto su e sta portando la camera. Che è successo? Qualcosa? Riccardo, Riccardino, sei rimasto un pezzo, vogliamo mai Dio! Che c'è? La filastrocca. Ah, e così inizia. Ne conosco una, ne conosco. Ah, sì, Ma dove? Momento, non mi preoccupare. E niente, perché fa ridere molto poco. Solo a pensarci mi viene da ridere. Raccontala prima. La racconto. Ma è proprio il caso che deve raccontare questa filosofia. Non lo devo raccontare. Ma noi teniamo un appuntamento, un pullman e tre. Ma se le racconta bene che male c'è. La racconti. Oh, sì, sono stato tutto quanto. Non andavo pupazzi, hai visto? Allora, calma. Ma vuoi raccontare? La racconterò. Ma devo raccontare. La racconta allora, sì, Dunque, dirò la filastrocca di Tristano Isotta. Ah, bello, questa è bella, guarda. Cristino Lindo Risotto. Questa è stata sempre la Cristino Lindo Risotto. Tristano Isotta. Ah, Tristano Isotta. Tristano, questo è greco, Tristano Isotta. Concentrati, ti raccomando. Chiama io più pullman e te non mi fai. Tristano. Ti raccomando che dobbiamo prendere il pullman alle tre, non sbagliare, andiamo avanti, sì, va bene, non mi preoccupate. Tristano Isotta. Hanno capito, vai avanti. Tornante verso le 2:03 dalla città di Tindual, volgette Tristano alla inserrata Isotta degli occhi suoi le palle. Un sol fisso pensiero nelle chioccole sue s'era fissato. Rivederla bella Isotta e perciò stava tutto a papacchiare. Quando ecco che Tristano incontra sul suo cammino un cavaliere che più volte gli dia il suo saluto senza mai risposta vera. Potete immaginare del cavalier cortese la raggio ed il curriculum. Schio la spada e così dicetta. Cavalier, per due volte ti salutette e per due volte non mi rispondete. E se così voi la mettete, la spada vostra mo, schiette! Soltanto con il sangue l'onor si pulizzette. Tutto d'interno era silenzio. Per il cavalier Tristano la voce passanza, codardo giamaio son, preparati me non, che del mio ferro avrei una botta nella panza. Una spada vedo io, una spada vedo io, pugnama, che soltanto allora sarò io plache, quando del sangue vostro non vedrò un loco. Per ora e ora, a singolar tenzone, iettarono lo sangue i cavalieri. Quando ecco che una botta all'intrasatta, facetto cadere a uno il suo cimino. È finito. Finita. Una volta doveva finire. Ma perché non avete capito? No,
Voi nemmeno avete capito. No, non ho capito. Oh sì, chi se ne hanno capito? Era difficile, capito? Facciamo una cosa, la faccio un'altra volta. No! Che devi fare un'altra volta? No, la faccio. Allora racconto quelle dell'elefante e la formica. Ma l'elefante, ma che sei venuta a raccontare? Quelle del fenicottero, ma signora, ma che sei venuta a raccontare le filastrocche? Allora, un Gaetano ti vuole sapere un pochettino tu come trovi la tua fidanzata. Ah! Oh. È bella. È bella, signora. È molto bella. Oh, questo. È deliziosa. Bravo. È deliziosa. Saranno le nostre giornate. Sentite, sentite. Ogni domenica, comunione e confessione. Sentite. Ad orario fisso. Una breve passeggiata. Ma non un poco di lettura. E infine. E infine, dopo aver recitato insieme le preghiere della sera, ci coricheremo aspettando in grazia di Dio il giorno seguente. Grazie, Massimo. Che con programma di mettere? Che esempio di belle virtù! Assai proprio! Bene, bene, ma non vi sembra un po' pericoloso spiritualizzare troppo la vita coniugale? Un Gaetano qui ha ragione, vuole sapere, un Gaetano qua, un Gaetano vuole sapere se oltre spiritualmente la ragazza ti piace anche come si dice, un Gaetano qua vuole sapere se oltre fisicamente la ragazza ti piace anche fisicamente. Scusatemi, schiato proprio dalla porta. Avete fatto bene, avete guagliato proprio la situazione. E questo proprio È bella. È bella. È molto bella. Vedete? Tutte le donne sono belle. Sei un mandrillo, dai, dai, è un mandrillo. No, ma non si sente bene? Ma non lo so. Anche la mia povera mamma era bella. Ma c'è la mamma, ma io ho fatto la mamma, voi non lo sapevo, però. E c'è la mamma, c'è rimasta una lettera, Dio lo sa. E vabbè, non piangere, questo non è il momento. Non piangere, capito? Signora Tre. Non piangere. Signora Tre. No, Luisa, però. Ma cosa capite che è questo? Ma che ne sa, qua stai chiamando signora Tre. Tre giorni. Ma tre, dillo subito, chi t'ha abito? Tre giorni, voleva dire. Tre giorni. Tre giorni prima di morire, mamma. La mia povera mamma, sì. Mi scrisse una lettera tanto commovente. Mm. E potremmo sapere chi vi ha scritto la vostra cara mamma nella lettera? Va bene, ma sono tutte cose. Veramente lo volete sapere? Sì. Volete leggere la lettera? Sì. Non vi annoio? No, niente affatto. Siamo tutti desiderosi di ascoltarvi. Sì. E allora la leggo? Per forza, si lega, cacciate. La deve leggere. Ti raccomando, stringi che ti muovo mani e tremi. C'è la mamma, la mamma. La mamma prima di morire si è scritta a lei. Sapeva che era sfido, guarda. Sentite, sentite, è triste, è triste. Montesarchio, 2 novembre. È mezzanotte e piove. Signore! Ma non sono che strangula prima. Bene, ma in che casa siamo capitati? In che casa? Mentre sta leggendo una lettera, come se si potevano buttare gli strangolapiedi. Ma che cosa sono poi questi strangolapiedi? È un tipo di pasta. E poi ci dà, no, scusate. Non aver paura, quello c'ha paura il ragazzo. Scusate, Vai avanti. Mio adorato figlio, quando leggerai questa lettera, io non ci sarò più. Sarò lassù a vegliare su di te. Paradiso. Leggimi bene, Riccardo. Questa lettera è il mio testamento spirituale. Ah, meno male! Vi ha lasciato qualcosa la vostra mamma? Spirituale, ho detto, spirituale! Non ti preoccupare che parlo io! Don Caetano, signori! Voi lo sapete che il testamento è spirituale. Lo sapete che noi non teniamo una fetente di lingua. Teniamo forse soltanto la corona, sia ad uomo, altrimenti neanche questo. Riccardino, vai avanti. Questa lettera è il mio testamento spirituale. Ma capite, vai avanti. Tuo padre è stato molto cattivo e riconoscente verso di me. E tu non sai cosa soffre una donna quando soffre. Perciò devi essere diverso dagli altri uomini. Voglio che tu tratti le donne come un eterno ideale.
E voglio infine che tu le ponga in uno scrigno morbido e profumato, adorandole con il pensiero. Spero che saprai ubbidirmi. Ti benedico, Agnese. Azzoppa. Azzoppa, zia. Tatta, zia! Ma scusate, non vedo, qua stiamo parlando della mamma. Ma voi parlate della zoppa. Scusate. Sì, madre mia. Vai avanti, Riccardino. Farò tutto quello che desidero. Le tue parole sono rimaste scolpite nel mio cuore. Non piangere, su, non piangere. Magnifico, magnifico è questo messaggio. Sì, sì, è una lettera che commuove veramente. È vero, sono commossa anch'io. Penso che non avrei mai potuto trovare uno sposo migliore. Devo stare a pari con i miei sentimenti. Ma state scherzando! Dove l'ho trovato un altro come questo? È unico! Questo è unico, non ce ne sono più come questo! Sentite, barone. Sì? Io credo che il baroncino abbia equivocato nell'interpretare la lettera della sua povera mamma. Ah. Ella non voleva dire quello che lui ha capito. Mamma parlò e io vi dirò. Naso! State che voi scossumato! Scossumato! Che stai parlando con un tuo compagno di banco? È un tuo amico comune? E tutta quell'educazione ai migliori collegi l'ho mandato io a questo qua! Ai migliori collegi! Disgraziato! Come si dice che la parola? Aspettami! Oxford ti ho mandato! Oxford ti ho mandato! Hai capito? E là che cosa hai imparato? Ti chiedo a offendere le persone! Un adrezzo sono a Madalun. A Madalun, fatto solo a Madalun, sono passato a Madalun. Scusate, signore, chiedo scusa, chiedo scusa. Ogni tanto esce fuori. Ma lo devi fare più, capito? Scusate. Voi ragazzi se ne approfitti, pazzi che vedo qua, l'ha visto con una serva sogno. Non mi preoccupate, quasi da niente, non lo fare più, capito? Ma insomma, a te ti sembra questo il momento di entrare nei fatti intimi di famiglia? Ma che interessano a noi certe cose, scusa! Allora sentite quello che ha detto. Che la donna si deve conservare in uno scrigno morbido, profumato, e venerarlo col pensiero. E beh, tu non hai capito niente. Allora, signori, se non avete capito niente, significa che voi questa azione di questo ragazzo, in questa casa, non lo volete. Signori miei, voi dovete pensare che qua è il nostro Riccardino. Questo ci stanno le famiglie che lo cercano. Dimmi un'altra famiglia. Ci stanno famiglie che lo aspettano. Andiamo un pullman alle tre giù che ci aspetta, sapete. E dobbiamo andare in altre famiglie. Caro Gaetano, cari signori, se questo qua vedete, fatemi vedere fisicamente. Se questo qua andiamo giù, le donne che stanno giù, ci stanno le donne giù, no? Su tutto, su scusate, voi approfittate un pochettino di questa cosa. Sono la partoglia, un momento, ecco qua, voi risolvete. E se risolvete, e allora, signor barone, signor baroncino, sì? Noi siamo felicissimi di concludere al più presto le nozze. Viva Corinto, il fosforo, a noi. Ma fa piacere, però si è fatto un poco tardi, io me ne devo proprio andare. Casomai vengo più tardi. Un momento, signora Carnale. E devo dire alcune parole, mi fa piacere che lei sia presente a questa mia dichiarazione. Prego, prego. Don Caetano. Sì. Io, Edoardo Bassi, dei baroni mesti di Castel Fusillo, se non mi sbaglio, chiedo in sposa vostra cognata Teresina. Ma il baroncino dove sta? Dove sta? Caetano, l'ho visto scappare fuori prima. Riccardo Portileone! Lo vado a chiamare io. Si impressiona. Appena vede cadere qualcuno si impressiona. Vieni qua. 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 Vie
si è messo paura? Scusate, ha visto svenire. Scusate tanto, baroncino. È stata l'emozione. Sapete, è la prima volta che mi hanno chiesto sposo. E che offensi non mi si permette. Secondo me anche l'ultima. L'ultima sicuramente. Barone, sì? Allora voi ci tenete proprio tanto. Guardate, se vi volete un pochettino alzare, perché ho paura che poi si parla. Io non vedevo l'ora di raggiungere questo traguardo, E quindi a me mi facesse piacere, oltretutto, di fare due matrimoni insieme, sapete? Io con la signorina Teresa e Riccardino con Claretta, così come si si risparmia tempo e denaro. Non credo proprio. Perché ci stanno delle difficoltà? Qualche condizione. Una condizione, più di condizioni. Qualche condizione? Voi permettete, sì? Sì, sì, prego. Due parole. Riccardino? Sì? Fai compagnia un pochettino alla tua fidanzata e alla signora Carnale. Ma certamente sì. Io mi allontano sì. Un po' con Gaetano e dici che ci stanno delle condizioni. Vado a parlare un po'. Don Gaetano, dite. Però voi mi promettete... Ma sono gravi queste condizioni? Mi promettete di far cambiare... Si può fare. Mi promettete di far cambiare carattere a vostro nipote? Quello lì? Sì. Ma perché, che tiene? Perché i ragazzi mi sembra troppo ingenuo e non vorrei che mia figlia ne soffrisse. Ok, voi avete capito male. Oh, Ayunca, vedete, ve l'ho detto. Questa notizia da tutte le famiglie del mondo. Oh, questo lo cercano da tutte le parti. Oh, questo è un ricercato. Questo è il Congo. Anche il Congo lo cercano. Oh, guarda, da tutte le parti. Perciò vi ho detto, questo se va giù e ci stanno le donne. Okay, questo è un mandrino. Questo non si sta fermo un minuto. Ma che state scherzando? Allora, non vi preoccupate su di questo, è un mandrillo. Facciamo così. Che vogliamo? Dopo il battesimo del mio primo nipotino, io acconsento alle nozze con mia cognata Teresa. No, dico mai. Ma signora non è che è troppo anziana? Un po' matura. Matura, che lei è fragile. Dobbiamo dire, scusate. Se vogliamo essere franchi e sinceri. Vogliamo essere franchi e sinceri, franchi, per favore. Mia cognata porta un'eredità di 300 milioni, tra contanti e immobili. Franchezza per franchezza, sì. Proprio chiarezza per chiarezza. Se vostra cognata non portava 300 milioni di dollari, io accanto fosse passata neanche voi. Oh, chiarezza per chiarezza. Bene, allora, abbiamo visto. Riccardino, qui? Sì, zio. Stai facendo comunella. Sì, zio. Allora, un Gaetano ha detto così, sì. Che io posso raggiungere, posso sposare la signorina Teresa soltanto quando dalla vostra si fa un bel battesimo, capito? Il battesimo, allora ti raccomando, stringi i tempi e capisci la situazione anche per me. Non ho capito, sì. Mi pareva strano, hai capito subito, disgraziate. Solo così io potrò raggiungere questo sogno d'amore. Ha scaricato. Teresa, tu non devi scaricare spesso, a me fai paura, capito? Allora, hai capito? Hai capito, sì? Non ho capito. Ma papi, la sei già presa, non mangia poco, ti fa capire. Io posso... Posso sposare la signorina Teresa? Soltanto quando dalla vostra unione nasce un bebè. Un bebè? E chi ti pica? C'è il papà. Bebè! Ah, bebè, sì! Ma noi avremo tanti bebè! Io vi ho portato un mandrillo! Io amo tanto i bambini, sì. E tanti ne avremo, sì. Non è vero, Claretta? Ma certamente. Noi coltiveremo il nostro orto e il nostro giardino. Senti. E tutti i giorni lo annaffieremo e lo cureremo. E avremo tanti bebè. Chi c'azzecca il giardino, l'orto e i cavoli giuri? Chi c'azzecca? Sì, e per cui noi maschietti li troveremo sotto i cavolfiori. E le femminucce nei rosai. Ah, sì! Perché non lo sapevate? No, no,
Non lo sapevamo! Non si chissi, non lo sapevano! Non lo sapevo! E mo' sanno pure loro, va bene! Ma quando erano? Mi hanno lasciato solo solo qua. Aspettate, voi quello. Giovino, ora stanno i padroni qua. Vai da stazì! Vai da stazì! Ma che pesce! Sta un piccichetto, sta sempre a mezzo, sai! Che sei nato pazzo, che stai in questa casa! Ma avrete un poco, avrete. Allora, signor. Vi posso dire una cosa? No, sentite, per favore, mi dovete stare solo zitto, perché questo non è il momento. E sa dove? Ok, Gaeta, per favore. Sta con l'uomo, cavalli! Veda, sta zitto, non dovete parlare! Sta zitto, sta zitto. Madonna, non avete visto come sta quella figlia mia? Parlami chiusa. Peppi, Claretta, come sta? Che dici? Che dici quella figlia mia? Comandassà che la parola è troppo agitata. Ma tu hanno ancora camomille, stanotte ne proprio non muoio. Dice la dopo ce la capite a ancora camomille, hai capito? Litri ne ha bevuto, litri! Madonna, ma tu hai visto come sta? Ma ci vado io da quella figlia mia? No, signora, aroia! Che non può voler nessuno, vuole stare da sola, tranquilla. Manca buio, vuole! Che lì più dorma, meglio. Ma insomma, la pozza lì c'è una parola! Ma insomma, ma da sta zitta, hai capito, cavaliere? Oh, quello che è successo a mia figlia è tutta colpa vostra! Ma perché è colpa mia? Io non c'entro assolutamente! No, non c'entrate assolutamente! No! E chi ce l'ha portata al baroncino in questa casa? Achillo Turzo! Chi ce l'ha portata? Ma vabbè, andiamo, ne esageriamo, signor! Non mi riuscite mai a portare un delinquente in da casa! Come se lo fosse! Come se lo fosse! Mostrarsi freddo e indifferente nei confronti della propria moglie, da comportarsi da mascalzone! In una settimana, tre volte ha giunto di America. Tre volte! Mia figlia sta male! Sta male dal nervoso, capito? Sta male! Finalmente arrivo a qualcosa. Grazie, perché ti sei incomodato? Vado va, Nazzo, non è per voi! Sono tutto pazzo, capito? È la camomilla per Claretta! Va, porta Angela che la me. Signore, il risorzatello voleva fare! No, cavalieri! A voi mancano un bicchiere d'acqua, come voglierà! Mancano un bicchiere d'acqua! Madonna mia, Gaeta! Ma tu l'hai vista come stai vista? Non dorme! Ha ragione a non dormire! Ma come dico io, una ragazza tutta vivacità e frischezza con mamma si sposa e come stava prima stavo! Ma mi pare logico e naturale, cavaliere! Ma
Ma che colpa tengo io? Scusa, i che la faccio fatta? Ora se mi interessa quando fa. Voi mi portaste quello nulla facente del Riccardino in casa mia, assieme a chi lo spiandato uno zio a cui non gli sfuggirono i milioni di mia cognata, Teresa. Che lo sapevi? È permesso? Lupus in fabula. Avanti, avanti. Cosa cercate? Ci sono novità? Sempre le stesse. Cioè, nessuna. Tutto come ieri, tutto come l'altro ieri, tutto insomma, come sempre, ecco. Sentite, però, se siete venuti in casa mia per fare un altro pranzo, sappiate che oggi non è giornata, in casa mia non si mangia, ci abbiamo ben altro da pensare. Caro Cretano, io non sono venuto a sbaffare. No. Se qualche volta ho sbaffato in casa vostra, è perché mi avete voi offerto la sbaffatura. Va bene? Sono venuto qui per chiarire alcune cose, anche perché da giorni a questa parte sono stato sempre trattato come una zozza. Barone, non c'è da chiarire niente, Vabbè. Anzi, fatemi la cortesia, lo vado dai piedi perché altrimenti sono capace di commettere uno sproposito e non solo nei vostri confronti. Andate, ma che state dicendo? Ma che state dicendo? Che amici non vanno due vatteri in due sacco, state qui. I 27 chiaro come stavano le cose. E vero, no? I 27 che chi erano due spiandati, senza una lira in tasca, in parole povere, erano due poveri disgraziati. Stai zitto! Oh. Sentite, però. O barone Riccardo, hai visto, ti è piaciuto, vai dammi sin da casa, hai fatto sposare la figlia vostra, ma la colpa fosse la mia, forse. Sentite, però, sentite, prendete vostro nipote con il bavero della giassa e fategli capire a tu per tu qual è il suo dovere, altrimenti io metto l'avvocato. Avete capito? Ma come me ne vado? E voi, cavalier Dero, facete un piacere. Andatevi! Ha giocato in questa casa. Me ne vado. Però facciamoci una cosa. Non so il modo che si tratta la gente. Ho fatto male a farvi un trattamento molto amichevole. Mi servirà di insegnamento. No, mi insegnerà di insegnamento. Sì. Pure a me. Pure a noi, sì. Ma avrete una paura. Ha già piazzato tanti belli matrimoni. Uno più bellina. Stanno tutti felici e contenti. Che è successo? E non è chiuso pure. Che volete fare? A voi poi, con 17 chiari che uno può questo bambino, non mi piaceva. No, non mi piaceva. E devi essere in bambino. Ma voi no, ancora, non facete sti mostri. Non mi piaceva, era giovane, era timido. Chi è come me? Bello chiaro e chiaro vuol dire. Sì, è come me! Hai capito che è come me? Eh sì, anzi, sapete che è ricco. Una settimana, datemi la pezza a me. Uscite a chi lo pare in rocca. E a voi, in questa casa, non mi vorrete più. Non ci vengo più. Ma chi non lo vuole? Chiamare. Non voglio niente più. Ciao! Claretta! Claretta, come stai? Come devo stare? Non ci riesco a riposare! Non ci riesco! Hai preso le gocce per i nervi a mamma, sì! Ma quali gocce per i nervi? Quali gocce per i nervi? Io ho i crampi allo stomaco! E forse avete mangiato troppo ieri sera. Ma che cosa? Si mangia troppo. Che cosa? Quella non ha toccato cibo. Saranno i nervi, mamma, non ti preoccupare. Buongiorno. Il signor barone, buongiorno. Buongiorno, signora carnale. Ma che hai perso qualcosa? Niente, sto facendo un chilo. Ah, signor barone, voi mi dovete togliere una curiosità. Sì. Ma ieri voi eravate presso i giardini pubblici. Sì, e cosa va a fare i giardini pubblici? E non lo so, voi eravate fermo davanti all'ingresso con un piattino in mano. Avete preso un abbaglio, non ero io, avevo un piattino in mano. Non ero io, avete preso un abbaglio. Può darsi, ma è strano. Non signore, è un abbaglio. E non vi arrabbiate. E niente, un piattino in mano, sono un barone. Claretta cara, come sta la mia giovane sposa? Benino. Come benino? Guardate, benino non bene. Mi sento come mi sento. Ma sei nervosa? Un po'. Oh, no, lui è nervosa. Un po'. Un po'. Un po'. Ho capito, ma hai fatto un buon viaggio, ti sei divertita. Così, abbastanza. Ho capito, abbastanza. Ma tuo marito come sta? Ah, lui sta bene, lui sta benone. Ecco, fa proprio piacere.
Oh Gaetano, sono proprio lieta per voi. Ma non capisco, ma... Claretto, ma da siedo? Sei proprio di pessimo umore. Di solito sei così allegra, felice. Sì, lo sono. Lo sono anche adesso, solo che... non mi sento tanto bene. Già. 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 Ma allora è per questo che siete di pessimo umore tutti quanti. Oh Gaetano, una volta va a succedere. Infatti è successo. Quella è una cosa naturale. Non credo. Ma guarda, io sono così contenta. Bene, allora tra poco parteciperemo ad un'altra bella festa. No, a me mi pare che è impossibile questa cosa qui. Perché, scusate, quelli sono giovani sposi, se vanno bene. Ah, ho capito. Forse vi sembra strano che Don Gaetano, così giovane, presto sarà nonno. È impossibile. Ma come è impossibile? Don Gaetano, ma può essere, ma che sta succedendo? Non capisco. Sono due mesi che è sposata, ancora non si vede nessun segno premonitore. E come state preoccupando? Ma guardate, quella è una cosa normale. Mia sorella, sì, per esempio, ebbe il suo primo figlio dopo 2 anni di matrimonio. E anche la signora Chiarina, la ricordate, sì, no? Dopo 7 anni. Oh, e aspettiamo 7 anni! Sì. Sì, io 7 anni non aspetto! È giusto! È più che giusto! Ma come? Signora Carnale! Che sta? Ha telefonato un marito stretto che mi aspetta. Ah, grazie Giuseppe. Ah, questi mariti! Io speravo che stessi fuori più a lungo. E vabbè. E invece mi ha fatto la sorpresa. Signor Barone, ancora. Ma voi siete proprio sicuro che non eravate vicini a Giacomo? Non ero io. Ho capito. Ma guardate a cocca da parte. Scusate, ma voi venite su a me in mezzo alla strada. E no, perché quando fate così mi vedo tale e quale. Ma signor, con piattino in mano. Sì. Non sono io, ma con piattino in mano. Scusate, io sono un nobile. Sono un barone, ma con piattino in mano. Scusate. Comunque ci vediamo più tardi. Arrivederci. Giuseppe, ma guardatelo questo sciagurato come si presenta in sala. E senza neanche chiedere il permesso poi. Ti ho detto 1000 volte che questa giacca te la devi abbottonare per bene, capito? Per bene! Ma la signora! E ti ho detto 2000 volte che non è più soltanto la signora, ma è la signora baronessa! Ne, ma tu lo vuoi capire o no che noi siamo diventati nobili? Lo vuoi capire o no? Ecco a te, ne va! Manavala! Risponde pure! Vuoi da sta casa non si capisce niente? Che è la casa di pazzo! Sapete che venite? Che? Io, qui nobile, Giovanni Ventura che fa! Trovate, andate qua a venire, perché io... Non siamo a te! Alla vaga voce c'è se perde acqua e sapone. Agata, ma io lo licenzio, sa? Io lo licenzio a questo disgraziato. Vieni qua, io ti licenzio. Non ce la faccio più. Sei un irresponsabile. Ecco quello che sei. Colpa è mia. La colpa è tu. Tu sei stato tu che l'hai voluto tu portare in questa casa. Hai detto che siamo un ragazzo. No, tu vuoi un fruttore, l'hai voluto tu in questa casa. Basta, smettetela. Basta. Non puoi un altro lotto, tu. Non mi ama. Non ti vuole bene, no? Ha già scommesso anche quando... Allora dico io perché? Perché mi ha sposata? Solo per interesse. No, mamma. Solo per questo. Non ti preoccupare. Ma voi ci pensate che non mi dà neanche del tutto? Mi chiama baronessa. Mi parla di sentimenti puri, di purissimi ideali, di questo, di quello, e dell'essenziale, niente, nemmeno a pensarci. Ma adesso sono stufa, adesso basta. Se mi fa girare la testa, giuro che mi faccio corteggiare dal primo che capita. Fosse pure un facchino di porto! Madonna! Una signora! Su!
Non fa questo! Tu sei una brava ragazza e certe cose non si dicono! Io le dico e le farò! Non cantavo fuori una faceti a basso porti che questa sarà! La colpa è tutta vostra! La colpa è tutta vostra, io ve l'avevo detto, quello è troppo ingenuo, quello ha capito una cosa per un'altra, quello va a soffrire mia figlia, la farà cadere ammalata, ma così è stata, ma così è stata! Non dite così, non fate così! Non sono una sciocca, né tantomeno una visionaria. Sembra fatto di gesti. E non di carne d'osso come noi! È vero, è vero! Ma posso dire una cosa, scusate? Ma da fidanzato è vero! Non potevo immaginare che sarebbe rimasto quello che era anche dopo! Scusate, ma lo so che ci vorrei parlare un po' io! Ci vorrei parlare un po'! E dove può stare secondo voi? Non lo so, Aro si è nascosto! Sta in camera sua? Sì! A ricopiare la lettera di mamma. Questo passa mai. Perché si era gualcita, ha detto. Sì. La copia la terrà nel portafoglio. Mm. E l'originale la vuole mettere in cornice. Ah, però mi fa piacere. Ah, vedete, fa piacere questa cosa. Sì, è l'occasione giusta per rompergli tutto sulla testa. Lettera e cornice. A Riccardino! A Riccardino e a voi! Ma che c'entri, scusate! Sì! Sì, perché siete stato voi che me lo avete messo tra i piedi! Ma non vado, ma non dimentichi! Il signor Riccardo dei Baroni Mesti di Castelfusillo! Che sono stata io a portargli una dote! E che dote, barone! Che dote! Milioni, fior di milioni! E sono stata io a rimettergli la camicia addosso! A quel disperato! E non esageriamo! Non esageriamo, per favore! Non esageriamo! Non esageriamo, non esageriamo! E adesso esce fuori la mia nobiltà! Mezza! A camicia, puttana, vuoi tu! Dove? Sì! Ma che state dicendo? Chi lo portava? Solamente che l'ha divisa da capobanda! La camicia di setta! Quella divisa da capobanda, avete capito? No! Io ho capito! Quello si crede nobile e intanto disprezza mia figlia! Io mi sono affezionata, papà! Ti volevo bene, no? Dissi tra me e me. Forse è una suggestione. Ti stai sbagliando nel giudicare. Ma che? Quell'altro non dice che. Quanto siete cara, baronessa. Buongiorno, baronessa. Quanto siete bella. Vi metterei in un tabernacolo. Ma questo è scemo. Io nel tabernacolo non ci voglio stare. Sentite che pezzo di imbecille mi avete portato in casa mia! Ah, Barò, sentite, io non sono un aristocratico, io sono un repubblicano storico come mio padre e mio nonno! Eh sì, eppure io sono storico! Eppure io! Ora sono capitato in un museo, non me ne ero accorto! Scusatemi! Barò, cerchiamo di risolvere la questione in un modo o nell'altro, perché altrimenti sono capace di buttare in mano. E chi si è visto, si è visto. Chi si è visto, si è visto. Ehi, mi dà le mani, papà. Sì, signore, dallo faccio questo disgraziato. Ecco, mi dà tu. Sì, e poi sta il nipote. A chi non c'è, no. Disgraziato, mi dobbiamo aspettare. Non sta scappando di nuovo. Claretta, parla con te, capito? Quello, si può sapere. Nema, che è stato? Che scandalo! Che vergogna, che disperazione! E che diranno adesso le mie amiche? Che diranno? Non fare così. No. No, Claretta. Ma io ho preso una decisione. Cosa? Sì. Ma che cosa? Claretta? Mi butto dal balcone! No! No! Ma che ti fai? Vieni qua! Dal balcone no! Madonna mia! E modo di parlare, no. Ragazzo ben educato, che si butta dal balcone no! Non è da nobile! Edoardo, sì. È un po' di tempo che in questa casa stanno succedendo troppe cose strane! Niente di meno! E inutile che cercate di calmarvi! Ma è una cosa che non balla! Non è
non so niente. Io ho deciso! Io ho deciso! Io mi butto dal balcone! No! Claretta! Cercate di risolvere la questione, perché tra me e voi finisce malamente. Non mi preoccupate, malamente. Non mi preoccupate, ma perché sciamo che ti cacciasco mai sangue? Cacciasco mai sangue? Da te ti devo sgommare il sangue. Sangusse chi ti ammuoccia. Ma su disgraziato, come sta facendo passare a me? Se si mi muove, Teresa. Teresa, Teresa. A me mi sa che il nostro matrimonio va a farsi fote. Edoardo! Purtroppo è così. È così, è così. Ma Gaetano ci ha promesso che non appena fosse diventato nonno ci saremmo sposati. Ecco! E qua c'è un grip! E qua c'è un grip che poi io parlo con quello là e ci faccio due occhi così ci faccio. Poi va. Io non ho ancora capito, ecco. Perché Gaetano ha messo certe condizioni in mezzo al nostro matrimonio. Ma perché ha messo queste condizioni? Perché che ci sa che noi ci sposavamo prima che esse forse potesse avere qualche figlio? Io forse ho capito. Perché? Io forse ho capito. Ma perché? Perché? Che si stanno facendo l'utile e molla per non tirare fuori la mia donna. No? Guardate, ma non ci sono il loro. Quasi ma c'è? Ma se è così. Che c'è? Ma se è così! Madonna! Ma se è così! Che c'è se è così? Edoardo, sì. Ti sposi senza neanche la camicia! No! Sì! No! Ho deciso! Senza la camicia no! Ma non c'è! No, non lo devi fare! Non lo devi fare! Ma non è principale, non ci sta il principale! Non è sceso un negozio! Chi è chiuso? È successo qualcosa! Forse ha tardato! Ma non devo parlare! Ma mentre ne è andato il nonno qua! Chi è? Ernesto, il commesso che lavora nel negozio con Gaetano! Ah, sì? Tagliati che mi presento, tagliati. Sì. Buonasera. Buonasera. Edoardo Massi. Provate a me che si lo lascio. Oh, ma piace, non viene appresso, sa questo santuario. Ti permette, sai, che io sono un barone. Buongiorno, Ernesto. Massi. Ma insomma, che volete? Che volete? Ci voleva dire il nuovo principale che sono arrivati in magliettello e in mezza stagione. E il canottiere e in mezza stagione. E il casattino. E in mezza stagione. No, signore, e in nylon. Ho capito, va bene, questo non mi sembra il momento di parlare di affari. Lui sta troppo nervoso. Sis, hai da vorrei io questo nervoso. No. Mi dai mi cerchi troppo sacco quadriglie. E va bene, torno più tardi. Sì. Le ho salutate. Sicuro. Sarete di bene. Statevi bene. Ho parola bassa. Mi importa a me la si lascia. Ti lascio vedere al figlio. Hai capito? Mi porta di bene, tu poco mi conosci, caro. Poco mi conosci. Io posso essere barone come posso essere anche il santuario pure io. Faccio due occhi tanto, a te e chi lì deve uscire da qui, deve uscire. Pazzo. Questo deve uscire, è pazzo. È pazzo. È pazzo proprio. È pazzo, io non ho ancora capito perché Gaetano a forza se lo vuole tenere nel negozio. È pazzo. Qui non sia mai che lo contraddici, sa? A questo? Oh, quello è un pazzo scatenato. E questo lo sa molto bene la signora Carnale. La signora Carnale? Già. E che c'ha secco con la signora Carnale? Quell'innamorato pazzo della signora Emilia. E siccome sa che è molto amica di Claretta, quello con un pretesto qualsiasi viene qua con la speranza di incontrarla. Certo che ha passato un bel guaio alla signora Carnale. Ecco, lo so. Sì. Quelle due mesi fa ha tentato pure di ucciderla. Come? Che la sacci comma, quello non voleva seguire le sue idee, capito? Allora sì, l'aveva minacciata. Ah, oh, sì, l'aveva. Buongiorno, zio. Polichino, buongiorno. 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 Zia. Buongiorno. Ti devo parlare un po'. Nipote, sì, sì, a te. Nipote Emilio. Nipote. Teresa, devo parlare un po' con mio nipote. Mi lascio solo. Sì. Prego, zia. Prego. Premesso. Niente, Teresa. Perché devo parlare un pochettino con lui. Ma torno, torno tra poco. Sì, se torni più tardi, forse trovi soltanto a me qua, a lui, a terra. Devo sbrigare certe cosucce. Va bene, Teresa. Con permesso, zia. Vada avanti, prego. Vai. Prego, zia. Ti lascio soli. Teresa! Vai! Siete liberi. Grazie. Grazie, zia. Arrivederci, zia. A più tardi, zia. Prego, zia. È venuto, sì, e fu un minuetto, ciao, 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 è venuto, e fu un bagaglio.
Ma che c'entro? Quella è una donna e merita rispetto. Sì. Io conosco qual è il mio dovere. Ma che conosco il dovere? Tu non lo conosci. Tu non lo conosci, hai capito il dovere? E perché? Perché tu ti chi? Perché invece di fare la marionetta, avessi sapere dovresti fare l'uomo. L'uomo avessi a fare invece di fare. Buongiorno, buonasera, passa l'inchino a destra, a sinistra. Ma io non ti capisco, zio. La baronessa è felicissima. Sì, sì. Cosa le manca? La venero, la rispetto, così come nel desiderio di mamma. Ah, tua mamma, posso stare ancora insieme a papà. In paradiso, mamma. Brava, lei si è sistemata. Hai capito? Adesso se non in paradiso, mi resta sistemare pure io qua su questa fetente di terra. E ti da casa hai chiesto, capito no? Ma tu non capisci niente. Non ti capisci. E che può capire, che può capire? Tu si mai capito, qua ci eravamo piazzati, capito no? E non mi capisci. Non ho capito. Ma ti dico una cosa. Se attende che qua un Gaetano oui. Non è un signore, un Gaetano può te mani, oui. Hai capito? Un Gaetano si scompensanca, hai capito? No? In effetti non è, sono brave persone, esatto. Un poco maleducate brava, qualche volta, ma esatto. Brave persone. Brave persone, sì, brave persone. Quindi tu che cosa hai detto? Che la donna si deve tenere in uno scrigno morbido e profumato e adorarla con il pensiero. Sta scritto dentro la lettera. Ma quando mai? Ma quando mai? Quando mai? Ah, non sta scritto. Mi sono andato nell'indano cosa profumare, lo sta scritto. Scritto dentro la lettera. Ma tu non devi prendere alla lettera tutto quello che sta scritto in questa patente di lettera. Hai capito? A volte sono modi di dire. Modi di dire. Modi di dire. Modi di dire. Ti faccio un esempio. Ma dopo tu fai parlare a barone con te, ma ti faccio un esempio. Mannaggia chi da vino, mannaggia tu. Allora, un esempio. Modo di dire, hai capito? Allora, una giornata di sole. Bella. Sai, che bello, sai, una giornata di sole. Sto solo a casa, mi vesto ed esco. Poi vengo pure io, vengo pure io. Tu non devi venire appresso a me, non c'è più. Esco da solo, la giornata di sole, senza l'ombrello, perché la giornata è solare, ed esco. Mentre esco così, mi faccio la passeggiata, saluto a Tizia, a un certo punto il cielo si è cominciato a vogliare. Poi, meraviglia, la tacia vesta ha cominciato a contare io. Nero, ui, lampetuno, a un certo punto, ho patapate l'acqua. Non ho l'ombrello, che faccio? Mi bagno tutto quanto. Si e uno capisce, come dice, hai pigliato questo purpetillo. Tu che cosa capisci? Che sei stato a pescare con il temporale. Non signore, non è questo. Uno dice, prendi questo polpadiello perché si è bagnato tutto. Il polpadiello? Il polpadiello non c'entra. E chi l'ha pigliato questo polpadiello? Nessuno l'ha pigliato il polpadiello. Sei stato a pesca e hai preso il polpadiello. Ma chi t'ha pigliato? Ma guarda la pesca, ma perché sono stato cagando? Il ombrello era sì, disgraziato. Non ho capito. Ma non è che quanto mai vuoi capire? Sono modi di dire, modi capito? Di dire. No? O polpadiello, guardate qua, esca tutte le carte, la capisca senza niente, o purpo, la capisca. Sono modi di dire, comunque volevo dire, per esempio, invece di dire facciamo una passeggiata breve, uno dice facciamo quattro passi. Allora si dice facciamo una breve passeggiata. Senza pressa, lasciamo perdere, batte tanto che te ne importa. A te che te ne importa, caro dolore mio, capite? No, disgraziami. Questa qua, Teresa, porta 300 milioni di dollari. A me che me ne fotte? Che questa qua ci vengono in mosse epilettiche, scarico, come ho fatto prima. È brutto, è raggio, che me ne importa a me? Hai capito? Ma tu non ti interessi. E tu non ti interessi, è ovvio, perché tu sei bene. E tu sei nel lettino, ti porti in te la mattina, ti alzi, ti un biscotti e la ida, zuppo, fa, e non fa per lei. E ti disinteressi di tua zia, capito? Zio, io ti voglio dire solo questo, che io che vorrei aiutarti, ma non puoi, non so se non te ne non puoi, non so perché. Zio, io capisco solo che devo obbedire a mamma. Mamma, anche a costa di qualche sacrificio. Allora c'è il sacrificio, in te c'è un sacrificio. Sì, vedi zio, io qualche volta mi vorrei comportare diversamente. Parla con me. Io qualche volta sento come il sangue, capito? Te volo, hai il tuo sangue. Te volo lo sangue. Io sento come se qualcosa vorrebbe uscire, capito? Io lo sento che mi vola, che vorrebbe uscire, ma... Fallo uscire! Questo deve uscire, capito? Sì, questo non lo puoi tenere conservato! Tu schiacci!
letto quello che ha scritto io le pompidiglie? No, signore, no. Ma senti ancora cosa, zio. Se tu c'hai una cosa che ti vuole, fallo uscire! Signora Carnale, prego, accomodatevi. Grazie. Prego, prego. Ma che cazzo. Ozi, per esempio, quando vedo la signora Carnale, io sento che vorrebbe uscire. Grazie, che vuoi fare addosso alla signora Carnale? Ha capito, no? Tu su tua moglie devi uscire. No, devi uscire e basta. Signora Carnale. Signor Barone, guardate, io giuro, scommetterei la testa che voi ieri eravate presso i giardini pubblici con un piattino in mano. Io vi ho anche salutato, guardate. Signora, lo volete sapere proprio? Dite. Io ho un gemello che si puzza e fama e sta sempre con questo piattino. È strano. Non sono io. È strano, perché adesso che ci penso, anche la settimana scorsa io vi ho notato tra la gente che stavo davanti alla Banca d'Italia. Ero con mio marito e vi ho salutato. E là ero io. Là ero io. Facevo la fila per fare un versamento in banca. Col piattino? Senza il piattino, perché col piattino era il mio gemello. Ah, capito? Il piattino è il mio gemello e io il versamento in banca. Come siete strani. Lo so. Che volete fare? Finalmente possiamo salutare lo sposo. Come vi sentite, baroncino? Bene, grazie. Io poco fa sono scesa e ho trovato Claretta un poco nervosa. Sì. Adesso come si sente? Come sta? Dov'è che non l'ha visto? Ma non lo so, perché ancora non sono entrato nei suoi appartamenti. Come? Due giovani sposi che dormono in camere separate. Ma come non porta a voi? Mi merite. La nobiltà! E la nobiltà! Ogni tanto dimentico questo qua che è un nobile, esce fuori come un santo. Ma che cosa fai fatti? Zitto! La porta tua! Ma che so? Lo so, signora Carnale, dovete perdonare. È troppo preso, sta troppo chiuso. Questo se non sfoga, sapete che caspita compina questo qua. Lo so, dunque, signora Carnale, io... Dovete sapere che noi, nobili, non dormiamo in camere singole, noi dormiamo tutti quanti in camere separate. Perciò per fare un figlio noi ci passa tanto, tanto tempo. Ecco, questo è tutto. Che famiglia strana. Non ne parliamo proprio, la nostra proprio, in prima. Vi devo parlare un po'. Ah, e dite, apritemi che c'è. Prima qui è venuto Ernesto. Ma perché, voi sapete qualche cosa? So tutto. Ma non vi preoccupate, non vi preoccupate, sono un vostro complice, non vi preoccupate. Quello è lui che mi tormenta. Lo so. Quello è pazzo, ha tentato di uccidere, mi minaccia e io lo devo assecondare. Lo so, capito? Infatti è venuto qua poco fa. È venuto? Sì, ha detto che vi deve incontrare assolutamente. A me? E con una pistola in mano. Ma non è possibile, ho paura. Lo dovete assecondare. Per forza. Sì, per forza, voglio mai uccidere. Che fa... No, è quello che vi uccide, mi facciamo una strage. Lo dovete assecondare, non vi preoccupate, voi parlate con lui. Ci sto io qua che mi muovo, ma io controllo tutto. Non vi dovete preoccupare di nessuno. Ci parlerò io, non vi preoccupate. Adesso accomodatevi. In un modo o nell'altro sistemerò la situazione, non vi preoccupate. Vero, voi state qua, Buongiorno, voi state qua. Sì. Don Gaetano, ditemi. Scusate, voglio dirvi una cosa. Ditemi. Aggiateci pazienza un pochettino, perché sopportatemi un'altra, non lo so, un giorno. Ancora un giorno, mi devo sopportare. Sì, perché sto studiando uno stratagemma. Se questo stratagemma va bene, altrimenti siete padroni di cacciarmi fuori a pedate. Buono per voi, speriamo che va bene su stratagemma, altrimenti è peggio per voi. Non vi preoccupate. Peggio per voi, perché voi la vostra situazione non mi piace tanto. E me ne vado, se lo stratagemma non riesce me ne vado. Vai dopo. Là fuori c'è stato un Ernesto, può parlare con voi. Questo cade proprio come il cacio sui maccheroni, vedete? Fallo tra sì, vai. Senti, io non ho né tempo né voglia di parlare con lui, avete capito? Non lo farò entrare. Non vi preoccupate, quello non deve parlare con voi. Ah, no. Quello deve parlare con la signora Carnale. La signora Carnale? La signora Carnale per un incontro d'amore. Ma un amore platonico, non vi preoccupate. In casa mia? Si tratta dello stratagemma. Uno stratagemma, non vi preoccupate che poi... Ho il piacere di vedervi. Sono venuto poc'anzi, ma inutilmente. Stavo di là con mia figlia. No, quello mangio la convuca, con la signora Carnale. Adesso non vedo bene, fatemi la cortesia. Sì. Cercate di risolvere la situazione nel vostro interesse. Fatemi la cortesia, me ne dovete andare. Ma non la mia, senti una cosa, vieni qua, ma la fornire fa stinchino. Vieni una volta a casa, senti. Adesso chiudi in quella stanza. In quella stanza. Ed esci soltanto quando ci sta un mio segnale, capito? Non ho capito. Non ho capito, abbiamo sei già presi, non posso spiegarmi molto perché questo è lo stratagemma che devo combinare. Chiudi in quella stanza ed esci soltanto quando
quando sentirai un mio segnale. Ho capito. Hai capito? E quale segnale? Quale segnale faccio? Non quale segnale, un fischio. Faccio un fischio. Sì. Ma è volgare il fischio, zio. Ci mettiamo un po' di profumo sopra, lo facciamo in una maniera. Io già fanno fischio per farti sentire. Allora vado in quella stanza, mi chiudo dentro. Quando senti il fischio, non ti preoccupare. Devo uscire. Non ti preoccupare. Speriamo che ho capito. Vai, vai, cammina, che con permesso, zio. Ma poi siamo molto a piazza e ci apprezzo. Con permesso, signor Ernesto. Prego, prego. Con permesso, signor Carlo. Ciao. Con permesso. Ehi, andate via. Me ne vado. Arrivederci. A tuo balletto. Signor. Vengi. Fate i vostri comodi. Sì. Io sto qui dietro. Se qualcosa mi chiamate. Tia. Va bene? Tia. Non faccio così. Non vi dovete preoccupare di niente, no? Mi chiamate. Tia, va bene? Tia. No, me ne andremo, per piacere. Un momento. C'è anche il whisky qua, sì. Se volete bere, vi alzate e bevete. Ho capito, me ne vado subito, non ti preoccupare. Me ne vado. Mamma mia, cuccia, capito? Fatto, me ne vado. Non mi preoccupare. Mamma mia. Amore mio. Amore mio. Non riuscirai mai a convincermi. Ma Ernesto, ma come te l'ha già spiegato? Io non posso fare quello che tu pretendi. Ah sì? Io lo so, tu forse pensi che io sono una donna come tutte le altre. Non signore, io tengo un uomo e una dignità da tutelare. Mi farai fare il pazzo! Ai, la faccio lo pazzo! Mi fai fare una sciocchezza! No signore, ma perché? Perché proprio a me? Perché? Perché ti piace terminare il male dentro di me? Sì. E ti piace vederlo crescere? Sadico. Sì, sono sadico. Sì. Ma perché non vuoi convincerti del mio amore? Ma perché? Dammi un bacio. Ma signore. Dammi un bacio. Ma perché? La finestra aperta, i bambini che giocano a pallone alla fine. Assiettati! Dove eravamo rimasti? E io dovevo uscire! Oh, ma uscire, il bacio! Non signore! Dammi un bacio, Emi! Perché quando è brutta! Dammi un bacio! Oh. Dammi un bacio, ecco, Emi! Sono i bambini, questi birichini, questi grandissimi birichini! Assiettami, un bacio, dammi un bacio, dammi un bacio! Emi! Che vi baciavate. Chi si baciavate? Chi c'era lì? Non c'era nessuno. Chi ci stava lì? Non c'era nessuno. C'eravate voi e la signora Carnale. Poi, ti vanno ospitale. Carnale e ospedale, con la testa rotta. Pure voi. Pure io, Carnale, ospedale. E fatto via.
Che sta niente, non è la roba che faccio! Ma è pazzo quello là, perché ha detto che mi manda all'ospedale con la testa rotta. Lei è la signora Carnale, perché? Ha detto che ha fatto il fischio. Ha fatto il fischio, io non so fischiare. E chi ha fatto? Tu hai fatto il fischio. Ho fatto il fischio, mi mandano all'ospedale a me. Va bene se ti mando all'ospedale, ma perché? Che cosa è successo? Che hai visto? Hai visto che stavano facendo? Che stavano facendo? Si stavano baciando. Il signor Ernesto la stava baciando. Oh. Con cordura l'ha baciata. Hai visto con cordura? Io non avevo... quelle si amano. Sì, io non avevo mai visto una cosa. Mai visto? È la prima volta che hai visto. È la prima volta che si baciava. Dire la che sta. È la prima volta che hai visto. Quelle si amano. Si amano da morire. E com'è possibile? Quella è la signora Carnale, già sposata. Ma mi sembra che ci sia in aria un annullamento di matrimonio. Un annullamento del matrimonio. Ha detto Ernesto, il pazzo. Sì. Ha detto così che lui ha bisogno dell'angelo della casa. L'angelo. Del focolaio, sì. L'angelo è la donna. Hai capito? La donna ha bisogno dell'uomo. E l'uomo ha bisogno della donna. Uomo e donna devono stare insieme. Hai capito? Ho capito. Forse ho capito. Hai capito? Forse. Allora senti una cosa. Ma tu non è che prima ti sei bisticciato con tua moglie, no? No! Io non le ho fatto assolutamente niente! No, perché tu non parli mai niente! Qualcosa lo devi fare, sì. Hai capito? Quella stava un poco nervosa perché dice che non si sentiva tanto bene. Non si sente tanto bene, adesso ti vola sempre il sangue dentro. Ogni tanto. Allora, adesso che viene tua moglie, senti come... fallo uscire, capito? Adesso io me ne vado, non ti preoccupare, guarda pure a me. Buongiorno, baronessa! Buongiorno! Buongiorno. 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 Ancora. Lo zio se n'è andato via. Siamo rimasti soli. E scommetto che vi dispiace, non è vero? No, anzi. Ma perché? Perché siete così freddo, insensibile, così lontano da quel desiderio che significa la fusione con la persona amata? Ma è meglio non pensarci. Voglio bere. Ecco, ancora un altro. Un altro ancora. Ma che fate, baronessa? Vi date all'alcol? Vi farà male tanto liquore? Bevo quanto mi pare e piace. Solo così potrò dimenticare la mia infelicità. Scommetto che voi neanche il liquore bevete. No, infatti io sono completamente astemio. Però se per farvi piacere ne prendo anch'io un bicchierino. Ma che bravo! Alla salute! È forte, però è buono. Buono, buono. Ne bevo un altro. Ma che bravo! Un altro ancora! Complimenti! Tre bicchierini di liquore! State attento, potreste sentirvi male. No, anzi, mi metti in allegria. Ma perché ridete? No. Non mi credete degna del vostro titolo e vi prendete gioco di me? No, baronessa, non rido per voi. Avvicinatevi. Baronessa, quanto siete bella. Senza di voi, come si potrebbe vivere? Sembrate fatta di cera. Quanto siete bella, baronessa. Io... vi metterei in un tabernacolo. No, ma per custodirvi gelosamente qui nel mio cuore. Senza di voi come si potrebbe vivere? Baronessa, quanto siete bella. Voi siete bella come... siete bella come il sole. Sì, ma un sole freddo però che non riesce a scaldarmi. Ed ora andate voi, fate piangere anche il sole. Verbacco mi gira la testa. E no. Poverino, sarà stato il liquore. No. Non ridete, non ve lo permetto senza che io ne sappia il motivo. No, ma io non sto ridendo per voi. Rido perché pensavo a una cosa che ho visto poco fa. Quale cosa? Permettete che mi segga vicino a voi. Sì.
Te lo dico. Allora? Eppure più mi guardo e più penso, più mi rendo conto che il Purpatiello non esiste. È vero, la donna è indispensabile all'uomo. L'uomo senza la donna e la donna senza l'uomo sono due esseri imperfetti. Oh, che bello! Dove lo avete letto? È una mia riflessione. Bene. Sì, è vero, la donna è indispensabile all'uomo, sì. E l'uomo è indispensabile alla donna. Certo. Si tratta di modi di dire. Sapete, quando uno esce fuori per fare una passeggiata e a un certo punto si può dire anche andiamo a fare quattro passi, però poi quando esce con la giornata di sole naturalmente non si porta l'ombrello. Allora, arriva il temporale, allora uno si bagna tutto quanto e si ritira con tante d'acqua e con il Purpatiello. Oh, ma insomma! Insomma, non posso nascondervi, che vi desidero, e vi amo tanto. Oh, l'amore, lo sapete cos'è l'amore? È una pianta di primavera che profuma ogni cosa con la sua speranza, persino le rovine su cui si aggrappa. L'ha scritto Flaubert. Ah, Roberto. Flaubert! Va bene. Ma che fa bene Flaubert? Flaubert, sì. Tu, Claretta, tu sei bella come la primavera. Sì. Tu sei la mia primavera. Sì. Tu che... Sì. No! La donna è una cosa sacra ed al di sopra di tutte le miserie umane. Bene, allora io me ne vado. Sì, perché sono stanca delle vostre chiacchiere e del vostro canale. No, vi prego, baronessa, restate. Vi prego. Baronessa, sedetevi. Vi stavo raccontando quello che ho visto poco fa. Ma che cosa avete visto? Quando sono entrato, lui stava seduto là. Lui chi? Il signor Ernesto. Era seduto vicino a lei. Lei chi? La signora Carnale. Lui si è avvicinato e poi l'ha abbracciata e poi... Voi permettete che vi tocco? Ma certo! Dunque, e lui gli ha messo una mano qua e poi si è avvicinato sempre più e poi ha messo l'altra mano qua e poi l'ha baciata. Dove? Sulla bocca. La lettera della mamma! È tutto chiaro, zio. La donna si deve rispettare, si deve tenere in uno scrigno morbido e profumato. Sì. Ma per tenerla con sé. Brava. Sempre con sé. Brava. Facciamo un'altra volta! Sempre buono! Bravo! Barone, tutto chiarito! Tutto chiaro, Gaetà! Scusatemi se qualche volta sono stato con voi poco cortese. Per l'amor del cielo, Gaetà! Sposate pure mio cognato, sì. Sì. E stabilite voi... Stabiliamo tutto noi? Sì, tutto lui. Grazie, signor Gaetano, non vedevo l'ora di raggiungere la vostra parola. Viene un'altra volta, prima si scarica adesso. Si incoraggiava. Grazie. Teresa, hai sentito, sì? Cosa ha detto? Si può toccare, Teresa? Ecco il cognato, sei contenta, sì? Qui. Vicino a me. Sì. Giorno e notte. Sì. Giorno e notte. Per tutta la vita. Tutta. Giorno e notte. Anche la notte.
dai, Teresa, vado a dire due paroline a Riccardino. Lascia, Teresa, sembri un burro. Riccardino? Sì, zio. Che la lettera la porto sempre appresso? Sì, zio. E dammelo un po', perché a me mi serve. Passeggiando per Milano, ballare con Mariannina, la polchettina, sentir nel cuore, bum bum, lei è, bum bum, lei è. Vorrei salvar quel tal'uomo in mezzo al mare, a tu per tu, far parlar d'amor Mario, andare in carrozzella con la mia bella di qua e di là, mentre tutto questo Pippo non lo sa. Se io fossi milionario, quante cose vorrei far, 101 pazzia, un capriccio straordinario, mi vorrei pur soddisfar, con gran voluta. Vorrei comprar il bazar di Zanzibar, andar pian pian passeggiando per Milano, ballare con Mariannina, la polchettina, sentir nel cuore, bum bum, lei è, bum bum, lei è. Vorrei salvar quel tal'uomo in mezzo al mare, a tu per tu, far parlar d'amor Mario, andare in carrozzella con la mia bella di qua e di là, mentre tutto questo Pippo non lo sa. Questo tipo non lo sa.